Anche quest'anno i nostri studenti, gli studenti del corso di laurea in giurisprudenza dell'Università di Ferrara, hanno partecipato con grande successo alla competizione italiana per mediazione, un evento che vi verrà illustrato diciamo più nel dettaglio dai protagonisti e che da tanti anni dà lustro al corso presso la sede di Rovigo, ma da qualche anno anche al corso ferrarese. Esattamente, si tratta di un'iniziativa che è partita proprio dalla sede Rodigina del Dipartimento di Giurisprudenza e si è poi estesa anche alla sede ferrarese con grande soddisfazione. Sono stati proprio gli studenti ferraresi a chiedere questa estensione, vista l'esperienza dei loro colleghi rodigini, e devo dire che questa è una delle iniziative che si inserisce all'interno di un insieme di iniziative che il nostro Dipartimento ogni anno assume per cercare di favorire la partecipazione degli studenti a attività di natura esperienziale, quindi sviluppando una forma di didattica un po' diversa da quella che normalmente svolgiamo nelle aule del nostro dipartimento, ma che riteniamo essere assolutamente fondamentale per preparare gli studenti alla vita fuori dal dipartimento. In compagnia con Beatrice Giovanni dell'Università di Ferrara, per insomma, raccontare quello che è stato questa bella esperienza, questa soddisfazione nel raggiungimento di un obiettivo importante. Allora, l'esperienza di per sé è stata, come dicevano prima i professori, che ringrazio per averci dato questa opportunità, molto molto piacevole, soprattutto perché ci ha consentito di mettere, fra virgolette, in pratica, anche in minima parte, comunque quello che stiamo già affrontando durante il nostro percorso di studi. Un'esperienza che comunque, diciamo minima, però ci ha dato la possibilità di sperimentare già durante il percorso di studi quello che può essere un futuro domani lavorativo, anche se limitato comunque al tavolo di mediazione. L'esperienza della CIM è stata estremamente formativa e ci ha permesso anche di legare all'interno del Dipartimento, creando una didattica alternativa alla classica lezione con i docenti. Quindi credo che sia assolutamente un arricchimento non solo per il Dipartimento, ma anche per gli studenti e i docenti che poi incentivano queste iniziative. È assolutamente consigliatissima a tutti coloro che vogliono fare un'esperienza pratica e uscire un po' dagli schemi abitudinari del Dipartimento. In compagnia con i ragazzi della Università di Ferrara, sede di Rovigo, che hanno partecipato a questa importante manifestazione e con soddisfazione hanno portato a casa un risultato importante. Vi chiedo, ecco, com'è stata l'esperienza e che soddisfazione è? Allora, per noi è stata un'esperienza penso davvero importante, d'aiuto, perché arrivati ormai alla fine del nostro percorso di studi ci ha permesso di aprire una porta nuova, aprire gli occhi su quello che effettivamente è il mondo e quello che un pochino ci potrà aspettare al di fuori dell'università. È stata un'esperienza che ci ha uniti come persone, ci ha fatto sviluppare capacità che probabilmente non avremmo sviluppato se non avessimo partecipato a questa esperienza, e soprattutto ha creato anche quelle che sono delle amicizie che penso che si porteranno avanti anche alla fine di questi 5 anni, alla fine di questa esperienza meravigliosa che è stata la CIM, che penso che consiglieremo a tutti. È stato bello comunque sia vincere, chiaramente, è stato bello arrivare terzi, è stato bello portare alto quello che è il nome sia dell'Università di Ferrara, ma in particolare del Dipartimento di Rovigo, che è comunque una realtà piccola, ma in sé è davvero preziosa e che ci ha insegnato tanto, quindi è stato un bel modo, penso, per coronare anche la fine di questi 5 anni. Quindi penso che sia stata un'esperienza davvero estremamente formativa e ricca, che ci ha arricchiti un po' tutti. Allora, grazie, buongiorno a tutti, siamo il Geometra Ferrari Caterina e Geometra Savoia Claudio dell'Associazione Nazionale Geometri, Geocam, che dal 2017 prepara la squadra universitaria prima del Dipartimento di Rovigo e da 2 anni anche il Dipartimento, la sede di Ferrara. È con grande soddisfazione che quest'anno con le 2 squadre hanno i ragazzi portato a casa ben 3 premi, quindi ci siamo piazzati sul podio del 3° posto quest'anno, e quello che possiamo dire è che dal 2017 ad oggi c'è sempre stato un'escalation di premi, perché in tutte le edizioni i ragazzi sono stati così bravi che hanno avuto il riconoscimento giusto. Devo dire che il lavoro è stato svolto dalla sottoscritta, dal collega, ma
anche con la coadiuvazione dei ragazzi che hanno partecipato alle edizioni precedenti, e questo sta a dimostrare che il progetto è un progetto vincente, perché vuol dire che lascia un segno di professionalità nei ragazzi, e quindi è con onore che dal 2017 ci mettiamo a disposizione dell'università. Esatto, e cogliamo anche l'occasione per ringraziare, oltre ai ragazzi che si mettono in gioco ogni edizione, anche gli altri che sono cresciuti e ci hanno spalleggiato e portato avanti questa iniziativa in maniera egregia. Grazie. Anche perché senza di loro non avremmo potuto fare solo in due. E quest'anno, chiedo scusa ma mi sembra doveroso, vogliamo dedicare questi tre premi al geometra Guido Turchetti, che purtroppo è mancato il 13 di questo mese e che è il padre fondatore di questa iniziativa, perché già nel 2016, in sinergia con l'allora coordinatrice del corso di Rovigo, la dottoressa Fioravanti, ci hanno messo a disposizione i ragazzi per questi eventi. Quindi a lui dedichiamo questi tre premi e tutti quelli precedenti.